spiegatemi con questa testa, che è una cosa strana. Allora, parto io? Fa parte del progetto delle Terre Basse, che in collaborazione con l'associazione La Pianura, l'amministrazione comunale di Sanguinetto e una serie di altre realtà del territorio, tra cui Spacchiamo Tutto Festival, la Pro Loco, Allegria Eventi, più un'altra serie di associazioni, vuole rivitalizzare il centro di Sanguinetto. In particolare cerchiamo di fare delle attività che possano rendere più attrattive le offerte dei nostri commercianti. In tutto questo abbiamo avuto un importante aiuto fattivo da parte di Unilever, che è il nostro main sponsor, e che poi, se le fa piacere, le lascio una nota stampa fatta proprio dal direttore di Unilever, che oggi non può essere qui, ma che ci ha fatto pervenire due righe che ci tiene particolarmente la manifestazione. L'idea è quella di trovare un argomento che sia tipico, che non sia banale e che racchiuda lo spirito del paese. Quindi, dopo una serie di incontri fatti con i commercianti, abbiamo trovato l'idea di interpretare uno spiritello, che è quello del Morbini, e quindi uno stato d'animo tra l'ire quieto e il giocoso, che possa pervadere il centro del paese e quindi dare maggior linfa alle attività. L'abbiamo interpretato offrendo una serie di eventi, attrazioni e opportunità perché le famiglie e anche gli avventori non solo del comune di Sanguinetto ma di tutta la Bassa Veronese possano venire qui a Sanguinetto a imparare a perdere tempo. Questo è lo slogan della manifestazione. È stato fatto un gran lavoro di costruzione di brand, quindi abbiamo inventato un brand appositamente, un logo che poi vorremmo far diventare un brand appositamente per la manifestazione. È questo? Esatto. È una cosa che viene donata a Sanguinetto e che quindi poi potrà essere, noi ci auguriamo, una cosa ciclica. In tutto questo c'è un evento che ci ha particolarmente colpito e che ci ha messo anche, ci ha un po' inizialmente demoralizzato, poi abbiamo deciso invece di far diventare questa festa una maniera per celebrare la dipartita dell'Antonietta. La fiorista, del Tempio dei Fiori, del Giardino dei Fiori. E quindi noi vorremmo dedicare a lei la manifestazione e vorremmo che in qualche maniera potesse essere, possa diventare, come dire, un momento per ricordarla anche nel tempo, visto che lei è stata una tra le più ferme sostenitrici che hanno nella realizzazione di questo evento. E non so se la cosa che interessa, comunque durante l'inaugurazione dovremmo passare, ma questa sarà più una nota di servizio, davanti al suo negozio e fare un omaggio a lei, questa è un po' l'intenzione che... Adesso un negozio chiuso? Temo proprio di sì, perché era lei la titolare, non sono passata di lì per confermarmi un attimo dalla sorella che ha il negozio di là, quindi sinceramente non ho visto se è chiuso, passavo appunto dal negozio per capire, siccome la loro intenzione era proprio quella che in questa festa fosse fatta in tutti i modi, perché lei lo voleva tantissimo, volevo passare per capire se anche loro uscivano ugualmente con la bancarella o no, e quindi finché non ho, devo passare di là perché prima aveva gente purtroppo. E quindi non so se il negozio in questi giorni è aperto, perché essendo la titolare non so se è possibile che rimane la mamma, penso di non no, so, quindi penso che no. Sia chiuso proprio per questi motivi, insomma. Quindi dalle 5 del pomeriggio a mezzanotte, dalle 5 del pomeriggio a mezzanotte, giusto? Esattamente. Altre attività invece all'interno del convento, in particolare un mercatino vegetariano e di prodotti bio, sarà invece aperto durante tutta la giornata della domenica.
dalle 11 alle 23. Esatto. E il cartellone è molto ricco, ci ha richiesto un grande sforzo di relazioni e di, detto tra gli altri, anche di messa in discussione da parte di tutte le associazioni che ci hanno dato una mano, perché ognuno ci ha messo del suo effettivamente. Quindi l'amministrazione e l'assessore ci hanno aiutato, ci stiamo inventando in maniera molto artigianale di risolvere anche qualche problema strutturale, perché insomma è la prima volta che una cosa del genere viene fatta a Sanguinetto e come tutte le prime edizioni ci saranno delle cose. Sono tutte contemporanee questi spettacoli? Questi... Grosso modo sì, tranne alcune cose molto specifiche che variano. Uno... Allora, gli artisti di strada, che sono 9 per ogni sera, ci sono dalle 5 in poi tutte le sere, quindi se leviamo gli spazi commerciali, nel senso tra i commercianti del paese, una serie di track food e di ambulanti, un po' sul modello del Forte dei Marmi, abbiamo selezionato degli ambulanti che vengono con prodotti made in Italy. Prevediamo che ci sia indicativamente un artista di strada ogni 50-70 metri, quindi ci saranno dei momenti di attrattività perenni, tra virgolette, per quello che riguarda le famiglie di bambini, perché su via Trifoglio ci saranno tutta una serie di giostre per loro, nella piazzetta di dietro qua, sì, c'è qualcosa. Giostre per bambini? Sì. Con delle attrazioni particolari, c'è un nuovo riscontro per i piccoli, c'è una piscina con dove ci sono queste balle gonfiabili che i bambini vanno nelle palle. Ma come mai avete diviso il paese in 5 zone? Sono tematizzate in funzione delle, come dire, per poter nella mappa reperire le varie attività. Quindi, per esempio, se io cerco che ne so, l'esposizione di icone artigianali, vado nella zona gialla. Ho capito. Per agevolare questa cosa. Se io invece voglio andare a cercare, che ne so, i giochi della tradizione, vado nella zona rossa e lì trovo i giochi della tradizione. La zona verde è quella più attinente al bio e quindi là dentro abbiamo anche dei convegni, perché abbiamo assorbito anche l'anima vegana di una festa che veniva fatta dalla pianura e abbiamo cercato di fare quello che non accade in giro, cioè mettere assieme, delle fare sinergie. Si parte dal semaforo, da cui se non sbaglio male, sì. Se non sbaglio, dal semaforo si va fin dopo la curva lì del... Dove c'è il prode? Fino a Masaia. Sono circa 800 metri. Pieni. Chiudete la strada allora? Sì. La strada sarà chiusa da mezzogiorno fino a mezzanotte. Sia il sabato che la domenica. Una deviazione solita che si fa. Deviazione Masaglie. Esatto. Abbiamo appena deciso definitivamente. Solo Masaglie, sì. Per non creare gli sguidi che entri nel paese dopo si trova in questo. Quindi era la storia che abbiamo. Esatto. La domanda, chi paga tutto questo? Allora, questo sono i costi? È un evento dove abbiamo un main sponsor che è l'Unilever, che ci ha dato una serie di collaborazioni anche al di là di quelle economiche. Abbiamo fatto una piccola colletta tra i commercianti, tutti stanno contribuendo. Chiediamoci una cosa simbolica, che è 50 euro a testa. Sì, va bene. Il comune ci dà una mano con un altrettanto piccolo ma significativo contributo, piccolo in valore assoluto ma importante visto i bilanci che sono un po' tirati, e quindi noi, io lo dico, siamo riusciti a fare con un quarto, un quinto del budget che servirebbe, una cosa di più. Perché tutti si sono messi in discussione, ognuno ha portato conoscenza. Ecco, sarebbe se non avesse un tema. Lo sarebbe se non avesse un tema e se le cose che facciamo non fossero coerenti con il tema. Questa è la grossa differenza. Perché qui c'è un tema di fondo, che è quello di uno stato d'animo e dell'idea di far tornare a sorridere le persone. Perché una delle cose che ci siamo accorti parlando con i commercianti
e con gli abitanti del paese, è che manca il sorriso, ma non al sanguinetto. In genere, negli anni 80, quando andavi a prendere un caffè, la gente ti accoglieva col sorriso. Oggi, se ti va bene, ti accolgono, ma non perché io possa essere più o meno digesto, con dei versi diversi dal sorriso. Quindi qual è l'idea? Fare in modo che la gente possa riappropriarsi di una maniera diversa di godere del tempo libero. Allora il tema del Morbin, allora il tema degli artisti di strada, per tornare a qualcosa di molto più tangibile, meno eclatante. Ecco perché portiamo questo mercato itinerante, ecco perché coinvolgiamo tutte le attività del paese, perché possono mettersi in mostra al di là del fatto di aver bisogno di essere adesso. Avremo, per esempio, il panin col morbin. Cosa c'è dentro? Ecco, non è tanto cosa c'è dentro, perché cosa c'è dentro è un po' è come è fatto. Adesso diciamo che è un'anteprima, per cui ci stiamo lavorando, non è ancora definitivo. Aspetta che non mi sguisse il doppiette. Mi manda. Pazienza che me la trovo. Sì, forse fai prima tu, perché io qua c'è tante cose. Abbiamo fatto un tema che tutti quanti potessero interpretare. I ragazzi dello Spieghiamo Tutto faranno anche dei gadget e delle magliette con il logo del Morbin, magliette in particolare. Diria che tutti avranno una maglietta con il Morbin. E la facciamo mettere anche a qualche politico che magari arriva da fuori. E quindi più o meno questo è il format. Avremo tra le varie cose danze di strada con una compagnia che arriva da Verona, avremo Radio RCS che ci anima un aperitivo, avremo anche delle danzatrici del ventre, delle performance di reverbing all'interno del convento, avremo gli amici del vino da Sandrà che ci faranno compagnia tutto sabato, e anche lì in genere loro hanno un cachet. In questo caso vengono con spirito caritatevole e siamo noi loro ospiti, in realtà non hanno voluto nulla, così come la domenica sera nello stesso posto all'ingresso del convento avremo anche un gruppo di una scuola di yoga che arriva da loro hanno base a Casaleone ma la sede a Padova, e faranno delle performance durante tutta la sera di yoga. Allegria Eventi ci dà una grossa mano con i giochi da strada, quindi ci sono dei giochi da strada. Invece dall'altra parte del paese avremo come si chiama l'associazione culturale di Asparetto, Arte e Cultura Ceretai. Arte e Cultura Ceretai, che farà delle esibizioni con i giochi di una volta, quindi giochi di una volta per strada. Abbiamo invece anche una cosa in anteprima che in genere non si trova in manifestazioni estive, e c'è la possibilità di imparare a giocare a soft air. E lo Spacchiamo Tutto seguirà due concerti, uno il sabato e uno la domenica, di fronte al castello. All'interno del castello abbiamo una promettente artista che si chiama Elisabetta Magliani, che qui sotto esporrà delle sculture che si animano con i LED. Più abbiamo una serie di artigianato artistico che arriva da fuori paese, e infine, oltre a una serie di track food, avremo anche gli arrosticini artigiani, un brisi abruzzesi, e l'Unilever regalerà dei gadget, e dalle 19 fino a 18 ore regalerà il nostro e agli impegni di commercianti, perché io non ho avuto, io ho, come dire,
gestisco 4 comuni da questo punto di vista. Devo dire che Sanguinetto in questo senso è stata straordinaria, perché mediamente alle riunioni dei commercianti abbiamo avuto un'altissima adesione. Anche ieri sera quella partita nazionale che avevano quasi 20 attività, tra quelle che sono fuori e quelle che sono dentro. Poi, così per la cronaca, tra le due piazzette c'è un gruppo di artisti di strada che arriva con un proprio gonfiabile, faranno il trucca bimbi, faranno il zucchero filato, eccetera, eccetera, e per tutte e due le sere animeranno con 5 artisti di strada tutta quella zona del paese. Ho detto della danzare dentro? Sì. Ah, perché già siete lì. Non mi ricordo prima, ci vado a penso non solo il Zare. Allora, è sabato e domenica, noi facciamo venire fuori sabato mattina. Ok? Quindi saremo grazie.